Grazie a tutti per la presenza. Allora, noi, come sapete, noi abbiamo diciamo così, pensato di fare questi incontri con i cittadini, con voi e anche con voi attivisti. E, dopo 2 anni e mezzo che siamo portavoce in Consiglio regionale. Voi sapete che comunque tra di noi c'è sempre un contatto, però vedersi anche con noi, poi arriveranno anche Stefano Buffagni e Dario Violi, vedersi anche insieme con appunto consiglieri che magari non essendo della nostra zona, magari avete avuto modo di vedere non così spesso come magari i portavoce di riferimento, perché di Milano, Eugenio, o Silvana o Stefano, perché di Vergo, Dario Violi, per voi di Brescia magari sono un po' più io, quindi l'occasione è anche per conoscerci e per soprattutto per discutere. Quindi questi incontri sono nati, adesso io vi farò una presentazione di, sarò velocissimo anche perché siamo già in ritardo, di quello che abbiamo fatto in consiglio, di quello dei nostri atti, delle nostre mozioni, dei nostri strumenti che abbiamo a disposizione, di presentazione, però poi la serata è per parlare con voi, insomma per tutte le domande che volete fare a noi, tutte le vostre domande anche su atti che abbiamo fatto, su questioni regionali che ci sono in ballo, tutto quello che volete, insomma, vuole essere una serata di confronto. Ecco, quindi in questa serata lo scopo è fondamentalmente questo. Giorgio, puoi cambiare, ecco, Giorgio fa il nostro capo di diapositive, il balletto. Ecco, questo è quello che vi ho detto prima, quello che faremo stasera, cambia pure. Ecco, innanzitutto, questo rapidamente, molti di voi sono già portavoce delle istituzioni, penso ai tanti consiglieri comunali che ci sono qui, ma anche a tutti voi che bene o male ormai nella nostra attività sul territorio sappiamo queste cose. Noi possiamo fare progetti di legge, interrogazioni scritte orali, interpellanze, mozioni, emendamenti, accessi agli atti, che sono tra le cose più importanti che possiamo fare, quindi possiamo chiedere documenti e ottenerli in virtù proprio del nostro mandato elettorale con certezza, diciamo così, più o meno lasso di tempo, però possiamo ottenerli e poi passarli ai gruppi locali, risoluzioni, ordini del giorno, proposte di referendum come c'è stato. Quindi voi interrogazioni quando noi vogliamo chiedere qualcosa all'assessore di riferimento, circostanza di un fatto, oppure mozioni, risoluzioni, ordini del giorno, quando vogliamo impegnare la giunta, in questo caso regionale, a fare qualcosa. Oppure su progetti di legge, voi sapete benissimo, la regione, appunto in organo legislativo, noi possiamo fare progetti di legge, i comuni non li fanno, però ecco, il nostro potere c'è questo. Noi abbiamo depositato tantissimi progetti di legge, ovviamente poi il problema è che non vengono discussi, perché come voi sapete, visto che molti sono appunto nelle istituzioni, il calendario lo fa la maggioranza ed è lei che decide quali argomenti portare in discussione. Cambio pure Giorgio. E, ecco, alcune velocemente, io ve le dico velocemente, poi se volete domande di approfondimento su ciascuna di queste cose, ditelo pure. Siamo qui io lavoro in Commissione Ambiente e Agricoltura, Silvana Carcano che lavora antimafia, Silvana Carcano che lavora in Commissione Antimafia, Commissione Agricoltura e Commissione Territorio, Eugenio Casalino che lavora in Commissione, Seconda Commissione Affari Istituzionali e Bilancio, poi arriveranno anche Stefano e Dario che anche loro lavorano in attività produttive e in bilancio e affari istituzionali. Ecco, quindi tutte le domande che voi fate poi ci sarà qualcuno qui che vi risponde. Ecco, quello che facciamo su queste cose è verifica e controllo della trasparenza dell'azione amministrativa. Possiamo fare progetti di legge statutari, quello che abbiamo fatto per l'introduzione del referendum propositivo senza quorum, è uno dei primi progetti di legge che abbiamo depositato. Progetti di legge per introdurre termini meritocratici per le nomine progetti di legge per un nuovo testo unico antimafia, cosa che è passata martedì scorso in consiglio all'unanimità, un testo che è in larga parte il nostro progetto di legge che abbiamo depositato, e altri progetti di legge. Cambia pure Giorgio. E queste sono le iniziative su regione e cittadini. Trasporti e territorio, consumo di suolo, è fatto un progetto di legge, è stato abbinato a quello che è stato discusso e votato in consiglio regionale. Progetto di legge sulla riforma delle aree, quindi l'edilizia residenziale. Abbiamo fatto numerose interrogazioni
sui pendolari, sulla Pedemontana, sulla Brevemi, tantissime interrogazioni abbiamo fatto, sulla Romonda, sulla Tem, sulla TAP, l'ODG sul mutuo della prima casa, diverse interrogazioni per la tutela del diritto alla casa, eccetera. Commissione di inchiesta, vale, in questo caso. Vai pure Giorgio. Poi altre cose che abbiamo fatto in tema di... ecco, della sanità. Voi sapete che un oggetto di questi giorni è la riforma del sistema sanitario, poi appunto per le domande ci sarà Dario, che è in commissione sanità, per cui vi risponderà. Abbiamo depositato un progetto di legge per l'abolizione della legge d'accordo, numerose interpellanze, interrogazioni, numerosi esposti su irregolarità che abbiamo, diciamo così, non dico accertato perché noi non è che accertiamo noi regolarità, noi diciamo così subodoriamo le regolarità e quindi facciamo esposti e visite e sopralluoghi alle singole strutture. Avanti. L'ambiente, ecco, l'ambiente, il progetto di legge verso il rifiuto zero, la mozione sullo stop a nuovi inceneritori, quella c'è stata approvata già un anno fa, il famoso decommissioning degli inceneritori. Risoluzione sul piano energetico regionale, vari ordini del giorno, quindi sull'acqua, l'interrogazione sull'acqua pubblica e sul referendum, le discariche, voi sapete che la provincia di Brescia in tema quanto a discariche non è seconda a nessuno, sull'inquinamento e la collection per 50 litri gratuiti di acqua, che abbiamo fatto girare appunto anche tra tutti, quello che voi lo sapete, tra i nostri rappresentanti nelle istituzioni. Sviluppo economia, abbiamo presentato il progetto di legge sul reddito minimo lombardo, cosa che anche questo è un tema abbastanza d'attualità, avete sentito che Maroni vuole, sembra che voglia portarlo avanti. I contratti di solidarietà, che è stata la nostra prima legge depositata da noi e approvata in Consiglio regionale, tutela delle piccole e medie imprese, eccetera. Vai Giorgio. Ecco alcuni risultati che abbiamo ottenuto grazie alla nostra azione. Abbiamo già detto i contratti di solidarietà, il taglio dei vitalizi in Lombardia, la lotta appunto agli inceneritori, il famoso decommissioning, stop ai doppi stipendi degli ex consiglieri, il sia, altro esempio, faccio esempi, sia la sperimentazione della dose unica del farmaco, valutazione dell'impatto delle politiche regionali sulla salute dei cittadini. Ecco, queste sono alcune cose, ripeto, ve le leggo velocemente, poi se voi avete domande o chiarimenti su ciascuna, questa è la sede, poi appunto potete tranquillamente farlo. Altra slide. Nuovo finanziamento, contratti di solidarietà, voi sapete che ogni anno devono essere questi rifinanziati dalla Regione Lombardia. Il voto elettronico per i referendum consultivi. Il referendum per l'applicazione dell'articolo 116,3 della Costituzione, il famoso referendum, diciamo così, sull'autonomia, un'autonomia a norma di Costituzione e non sullo statuto speciale. Mutuo prima casa anche le coppie di fatto, una legge antimafia per la Lombardia non è più in discussione, ma è passata proprio parte di questo. No, l'articolo sullo sblocca trivelle, il famoso articolo 38 dello sblocca Italia, sono stati due articoli di cui ci siamo occupati molto, l'articolo 38 sulle trivelle, l'articolo 35 sugli inceneritori, la banda ultralarga, pedemontana, compensazioni ambientali e inedificabilità delle aree limitrofe. Tutte queste sono azioni che abbiamo ottenuto tramite appunto mozioni, ordini del giorno, le cose principali che riusciamo a far approvare. Ecco. Questo due brevi slide sulle nostre attività istituzionali, questi sono un po' i numeri. Come sapete c'è il sito consiglio.regione.lombardia.it in cui voi potete andare per ogni consigliere, per ogni gruppo, a scaricarvi tutte le interrogazioni e interpellate che sono state fatte. Ecco alcuni numeri, per interpellanze, quindi noi quando chiediamo all'assessore motivazioni di una certa azione, noi abbiamo fatto il 45% di tutte le interpellanze fatte, solo noi come gruppo consigliare Movimento 5 Stelle, e siamo in 9 su 80 consiglieri. Quindi in media interpellanze per consigliere, ognuno di noi in media ha fatto 6 interpellanze, gli altri consiglieri degli altri partiti meno di una. Le interrogazioni, idem, abbiamo fatto il 61% di tutte le interrogazioni, media 24 interrogazioni per consigliere, quindi vedete che come attività noi cerchiamo di fare il massimo e il più possibile. E quindi abbiamo fatto, diciamo così, un buon numero di interrogazioni interpellanti. Una volta l'assessore Terzi
ragazzi ci ha detto: caspita, ma voi ci sommergete di interrogazioni e interpellanze, perché purtroppo questo, cioè purtroppo non essendo in maggioranza, questo sono le cose che riusciamo a portare avanti e fare. Grazie. Ecco, anche qui mozioni, abbiamo fatto l'82% delle mozioni, in media abbiamo presentato 9 mozioni per consigliere, però queste sono quelle presentate. Il problema è che noi abbiamo un consiglio regionale al mese che tratta le mozioni, ok? Quindi in questo consiglio regionale al massimo possono essere trattate 2 nostre mozioni, quindi capite che al massimo in un anno riusciamo a trattare 20 mozioni nostre. Quindi noi le depositiamo, quello che noi depositiamo in genere, poi purtroppo non tutte vengono trattate perché facciamo anche poco, secondo me, consigli regionali basati sulle mozioni. E lo stesso sugli ordini del giorno, 62% di tutti gli ordini del giorno. Intanto sono arrivati, avete visto Dario Violi, il nostro portavoce della provincia di Bergamo, e Stefano Buffagni, che entra di Milano. Puoi cambiare Giorgio? Non hai messo la maglietta della Tananza, stasera. Ecco, adesso giusto per cambiare un po' di relatore, lascio la parola a Eugenio, che vi spiegherà brevemente le ultime slide sui nostri canali di informazione e anche sul questionario che è girato tra gli attivisti tramite Vita Lombardia. Prego, Eugenio. Metti in competizione dietro sulla velocità. Fatto velocissimo. Allora, vabbè, vi ho pensato anche di illustrare in questi incontri quali sono i nostri canali di informazione e comunicazione, perché alcune volte ci siamo resi conto che non tutti conoscevano tutti i nostri canali di informazione. Innanzitutto il sito web lombardia5stelle.it, perché assieme alla pagina Facebook Movimento 5 Stelle Lombardia sono appunto i principali canali dove noi mettiamo qualsiasi azione facciamo istituzionale importante, ovviamente nel consiglio regionale. Quindi chi vuol seguire la nostra attività direi che il materiale lì ne ha veramente tantissimo. Poi abbiamo il profilo Twitter, abbiamo un canale YouTube dove avete tutti i video, principalmente sono i video dei nostri interventi in consiglio regionale, potete fare un film volete. E poi abbiamo anche un'app sviluppata ora solo per Android, credo sia in sviluppo anche per Apple. Poi abbiamo una newsletter, direi importante, perché ci si può iscrivere sempre sul nostro sito lombardia5stelle.it, settimanalmente viene fatto un riassunto di tutto quello che è successo nel consiglio regionale, e quindi anche quello direi che è un canale di informazione molto importante. Qui ci sono alcuni numeri, la prossima. Alcuni numeri, sì, sulla diffusione, sito web, numero di visualizzazioni, la pagina Facebook adesso ha superato i 30.000 like, Twitter siamo oltre gli 11.000. Allora, qualche dato anche oltre, sì, sul questionario. Abbiamo fatto un questionario alla fine dello scorso anno, perché volevamo conoscere direttamente dalla nostra base, da chi ci segue, simpatizzanti, attivisti, ma anche dunque voleva insomma dire la propria, qual era, come dire, il gradimento su alcuni temi importanti. Allora, per esempio, la comunicazione, come dicevo prima, è la comunicazione che proviene dal gruppo consigliare, se la ritenere esaustiva. Come vedete, in questo caso il 51% dice di sì, poi c'è un 20% di no. Ah, importante, non si vede lì, hanno risposto ben 498 persone, di cui il 73% attivisti. È un dato rilevante, secondo me, 498 rispondenti. Allora, l'altra, qui ovviamente vi riportiamo solo brevissimi, come dire, dati più importanti, perché potete trovare la sintesi del questionario, ma anche tutti i dettagli del questionario, che è bello corposo, sempre sul nostro sito lombardia5stelle.it. L'altra domanda importante, e ritieni che il portavoce ascolti le istanze che arrivano dai cittadini attivisti, vedete che c'è, forse è stato quella dopo, vabbè, l'ho detto qui, ritieni che il portavoce, 44% risponde sì, ma attenzione, solo il 4% no, qui c'è un 52%, non so, altro non risponde, doveva chiarirsi le idee. Comunque sicuramente un'area di miglioramento, lo sappiamo, l'ascolto.
sei sempre stato d'accordo con i contenuti delle battaglie regionali? Sì, 56%, no, sempre il 14%. Se andiamo alla prossima. Poi, coinvolgimento di attivisti nelle decisioni di istanze regionali, qui ci sono tre aree, come vedete. Il 39% sì, solo il 21% no e un 40% non so, rispondo. Comunque, anche qui lo vedremo dopo, quando parliamo appunto di strumenti di partecipazione, sicuramente c'è un'area di miglioramento. A me è partecipato un incontro nel tuo territorio in cui viene un portavoce regionale, un incontro come questo, come vedete, il tre quarti dei rispondenti hanno partecipato. Sicuramente gli incontri sul territorio, come vedremo dopo, sono uno strumento di partecipazione che funziona. Appunto, la slide successiva, strumenti di partecipazione, abbiamo voluto fare questo esercizio di riassumere innanzitutto quelli che sono gli strumenti di partecipazione che più o meno abbiamo utilizzato finora, quindi sono i gruppi di lavoro. L'ex Lombardia, sapete, lo strumento che sia a livello nazionale che a livello regionale sul quale mettere i progetti di legge per raccogliere i contributi dagli iscritti al portale di Beppe Grillo, il Meetup Lombardia, l'iniziativa Un giorno in consiglio, un giorno a settimana, oggi il giovedì, chiunque vuole iscrivendosi sul sito lombardia5stelle.it può prenotarsi per venire e seguirci un'intera giornata, cosa facciamo, delle commissioni, venirci a trovare nella sede del gruppo consigliare. Incontri territoriali sono uno strumento di partecipazione, come questi, noi spesso andiamo in giro magari nella ciascuna loro provincia o comunque in giro per la Lombardia su incontri tematici, campagne elettorali o come in questo caso incontri di bilancio un po' delle attività. E in, diciamo, tour tematici come Saniture e Agricoltura. Allora, il Saniture si è chiuso poche settimane fa, c'è soprattutto in questi giorni, la riforma sanitaria del sistema sanitario regionale che si sta ferocemente discutendo in Consiglio regionale, e quindi abbiamo pensato i commissari, soprattutto Dario Violi e Paola Macchi, i commissari della Commissione Sanità, hanno pensato di fare un giro per le province lombarde per raccogliere i contributi sulla riforma del sistema sanitario. L'agricoltura è stata fatta lo scorso anno, la modalità era la stessa, ma il tema era diverso, e cioè il piano di sviluppo rurale. Le call to action, come detto prima, raccolta di istanze locali di diffusione sui territori di argomenti provenienti dalla regione, il questionario, l'abbiamo visto prima, e il feedback Parlamento elettronico. Questo è l'elenco dei, magari non so se ne sono dimenticato qualcuno, degli strumenti di partecipazione con cui noi, prima come attivisti e poi come portavoce, abbiamo utilizzato e avuto a che fare. Allora, abbiamo voluto anche, questi sono i temi di cui magari volevo parlare in particolare insieme, gli strumenti che funzionano, che hanno secondo noi funzionato la nostra esperienza, e quelli che invece hanno funzionato meno o proprio per niente. Allora, funzionano sicuramente i gruppi di lavoro specifici, quindi su argomenti specifici. Cosa significa? Significa che se un gruppo di lavoro ha un obiettivo ben definito, concreto, nel tempo, non obiettivi generici, ne abbiamo visto che funziona. Invece diversamente non funzionano gruppi, come dire, non so, che si mettono magari a parlare di massimi sistemi, ovviamente decade l'interesse delle persone che partecipano. L'ex Lombardia funziona, perché chi io ho provato un paio di volte appunto a metterci dei progetti di legge, anche non nostri, per raccogliere dei contributi nel momento in cui c'erano le tematiche dedicate secondo noi. Funzionano perché quando ci sono tematiche dedicate almeno si capisce, cioè le tematiche sulle quali il movimento si può spaccare, capire qual è l'orientamento prevalente, perché spesso non è facile per noi fare la sintesi di quelle che sono le posizioni che raccogliamo su alcuni temi, non tutti per fortuna. Incontri territoriali funzionano sicuramente, sono sempre ricchissimi di contributi per noi, indicazioni molto utili. Progetti specifici funzionano parzialmente, secondo noi, raccolte istanze locali e diffusione nei territori di argomenti regionali. Cosa sicuramente non funziona, ho già detto prima, i gruppi di lavoro generici, se non viene obiettivo a breve termine. Secondo noi non funziona il Meetup Lombardia, mi sembra
sostanzialmente desertificato, diciamo, io ci metto qualcosa anche periodicamente, però mi sembra che ci sia una difficoltà di concretizzare discussioni e c'è poco coinvolgimento nel merito, sono più polemiche che contributi costruttivi. Infine, credo che ormai siano sostanzialmente abbandonati liquid feedback e parlamento elettronico, anche perché sono superati da Alexa, adesso poi siamo anche in attesa del nuovo strumento che Casaleggio ci ha promesso, cioè Rousseau. Allora, le slide finiscono qua, quindi ripasso la parola a Gian Pietro. Sì, grazie Eugenio. Bene, adesso prima di lasciare spazio a voi tutte le domande che volete farci, le questioni che volete porci, eccetera, volevo fare due minuti rapidamente di focus su due temi molto importanti che abbiamo affrontato in questa settimana oppure che affronteremo in questo periodo. Già sono stati accennati la riforma del sistema sanitario e il progetto di legge antimafia che è stato approvato. Per cui chiedo Silvana adesso, Silvana, ecco, poi da Dario rientrerà. Ecco, Silvana vi illustrerà la legge che è passata, gli aspetti più importanti di questa legge. Sapete voi, noi tema regionale abbiamo poca competenza, però quello che potevamo fare nel limite della nostra competenza, quello possiamo dire che siamo riusciti a farlo. Grazie Gian Pietro. E soprattutto quello che è successo in questo iter di 10 mesi di discussione sulla legge antimafia. Perché? Perché è successo un po', ogni legge ha una sua storia a sé e questa ha una storia per cui abbiamo cercato in tutti i modi di fare in modo che la legge antimafia fosse accettata e votata all'unanimità, perché il tema, come dire, ha solo una direzione, si può discutere su quali dettagli si può portare avanti, ma se si vuole fare una legge antimafia gli argomenti regionali sono già così ristretti che o si trovava all'unanimità o era meglio non fare niente perché ci si prendeva in giro. Noi abbiamo superato tutte le altre forze politiche perché nel giro di pochi mesi dal nostro arrivo in regione abbiamo costruito la legge regionale insieme a forze dell'ordine, il professor Dalla Chiesa, associazioni, esperti sul tema, gente esperta della materia. Nel giro di pochi mesi abbiamo scritto la legge e l'abbiamo depositata. E 3 mesi dopo, e si parla del settembre dell'anno scorso, è stata incardinata in commissione antimafia. E che già quello era un buon risultato, perché come diceva prima Gian Pietro, non tutte le nostre proposte di legge ovviamente vengono incardinate. L'agenda politica la fa la maggioranza e noi ci adeguiamo. In questo caso è stata incardinata e si è aperta la discussione in commissione antimafia, è andata avanti da settembre dell'anno scorso fino a febbraio di quest'anno, quando con fatica siamo riusciti ad arrivare a un buon punto di accettazione da parte della maggioranza, perché dovete capire che se vogliamo far approvare la nostra legge è ovvio che ce la deve appoggiare anche la maggioranza. Quindi articolo per articolo, con un gruppo di lavoro specifico sulla nostra legge, sulla nostra proposta di legge, è arrivato a febbraio ad avere anche una buona condivisione. Ricordo bene che il centrodestra ci aveva detto, ci aveva garantito, noi non presentiamo nessuna nostra proposta di legge sul tema antimafia perché la vostra è già completa, quindi tocca già tutti i temi, quindi parliamo, al massimo aggiungiamo qui, togliamola, ma erano davvero cose minime, siamo riusciti ad arrivare a una buona condivisione su tutti i temi. E lì a febbraio c'è stata la furbata in questo caso del PD. Poi sembra che noi parliamo sempre male del PD, però veramente a volte se le vanno proprio a cercare. Doveva andare in discussione la legge, la nostra, il 17 marzo. Bene, a metà febbraio il PD presenta la sua legge antimafia e non c'era assolutamente nulla di nuovo rispetto ai contenuti che c'erano nella nostra, che avevamo già discusso, che avevamo già condiviso con le altre forze politiche. Nulla di nuovo. Le ricordo a memoria ormai queste leggi, non c'era nulla di nuovo. Io ero relatrice della nostra, mi hanno fatto diventare relatrice di quella del PD, ma per regolamento ho dovuto rifare l'abbinamento e ripartire da zero. Quindi il 17 marzo è saltato, perché non c'erano i tempi nemmeno tecnici proprio, perché poi gli uffici devono fare altro nel mentre che noi discutiamo a livello politico. Slitta la data del 17 marzo, a quel punto immaginatevi, è chiaro che il centrodestra che mi aveva promesso noi non presentiamo niente perché c'è già scritto tutto nella vostra, si vede
noi e il PD, che siamo l'opposizione, presentare una legge. A quel punto non potevano stare zitti loro e hanno presentato a marzo anche la loro. Anche qui non c'era nulla di nuovo, ma a quel punto si giocava la loro credibilità politica, per cui la giunta, quindi come centrodestra, ha presentato la loro legge antimafia, quindi riparti da zero. E a quel punto i temi, il dibattito si era un po' scaldato e ripartiamo a fare le nostre sedute, il nostro dibattito con molta calma, pazienza, lavorando sui contenuti. Siamo comunque arrivati ad un'ottima condivisione su tutto e siamo andati in aula martedì scorso e la legge è stata approvata. Vi risparmio che negli ultimi due mesi i tentativi anche del centrodestra, in questo caso, di metterci il cappello loro su questa legge sono stati numerosi. Sta di fatto che, ed è tutto verbale, il progetto di legge nostro, che è il numero 180, è quello che ha dato un po' il cuore a tutto quanto, perché ha dato la struttura della legge, che si divide in prevenzione primaria, secondaria e terziaria, vale a dire la prevenzione primaria, quella proprio dell'educazione alla legalità, dell'attività preventiva vera e propria, l'attività secondaria, vale a dire quella del contrasto, che va a favorire, quindi va ad aiutare la repressione di forze dell'ordine e magistratura, e poi l'attività terziaria, che è quella dell'andare a diminuire o comunque a ripristinare i danni fatti dalla criminalità organizzata. Pensate ai beni confiscati sequestrati alla mafia, o ad andare a sostenere chi ha subito dell'usura o dell'estorsione e così via. Quindi è un testo completo, ha 37 articoli, suddiviso in 4 titoli e tocca tutte le materie che si possono toccare della criminalità organizzata in Lombardia. Ed è davvero un passo importantissimo, perché spesso sul tema si fanno tanti ragionamenti ma non si danno strumenti concreti. La cosa che a me ha fatto venire il fegato acido, non so i miei colleghi, è che martedì ti aspetti che il TG regionale, almeno, il TG regionale dia l'annuncio, in fondo è una legge, legge regionale, corposa, perché non è, alcune leggi hanno magari un articolo, questa è una legge corposa, con titoli, 37 articoli, con tutte le forze politiche che hanno lavorato quasi un anno intorno a questo tema, con le visioni differenti, ma così è la democrazia, ci mancherebbe, quindi ci si è fatti gli sgambetti, ma va bene, anche questa è democrazia, ma alla fine siamo arrivati a concordare questa legge. Beh, non c'è stato il TG regionale, quello classico della sera, che ha detto che almeno è stata emanata la legge. Non dico che dovevano dire che noi eravamo stati propulsori, va bene, posso anche accettare che non lo dicano, ma non hanno nemmeno detto della legge, l'hanno solo detto o alle 2 del pomeriggio o quello della mezzanotte, pur di non dire, a mio avviso, magari sbaglio, pur di non dover ammettere, perché eravamo relatrici, eravamo io e uno del nuovo centrodestra. Quindi in ogni caso dovevano farci parlare noi al TG regionale, non potevano intervistare uno del PD, lì era proprio impossibile. Secondo me non è passata per non darci visibilità. Quindi io l'ho trovata una cosa scandalosa, perché comunque è una legge regionale e bisognava parlarne, invece anche in questo caso ci hanno un po' oscurato leggermente. Adesso lascio a Dario, che però dov'è Dario? Non c'è più Dario. Eccolo qua Dario, che fa un focus sulla questione della riforma sanitaria, che è un altro tema grosso che stanno trattando loro in commissione. Buonasera a tutti, in realtà stavo cercando di mandare a Pier Giorgio una mail dove faceva vedere la parte in realtà centrale, perché ne abbiamo iniziato a discutere 2 anni fa. Sì, la cosa migliore è sempre quello, se c'è. La sentiamo di 10 minuti il tempo che arriva la mail. Sei arrivata? Non è partita, adesso è fuori. Ma non prende un cazzo pure. Sono in hotspot, lo sto armando romano. Però sì, sostanzialmente 2 anni fa è iniziata in teoria la riforma sanitaria, senza discutere la riforma di tutto il sistema, a partire dalle farmacie, alla riorganizzazione delle ASL, a come erogare i servizi sul territorio. 2 anni di lavoro, un libro bianco, non sto neanche a farvi perdere troppo tempo, abbiamo fatto il libro bianco, poi abbiamo fatto 85 audizioni e poi la maggioranza ha deciso che stralciava su 3 titoli della legge, 2 titoli li stralciava e teneva solo le fusioni e quindi la governance.
sostanzialmente arriveranno alla fine dove ci racconteranno che in teoria tagliano 21 posti da dirigente. In realtà la realtà è ben differente, perché addirittura noi oggi abbiamo lo schema tipico di ASL e azienda ospedaliera, ha un direttore generale, un direttore sanitario e un amministrativo. Subentrerà anche quello sociosanitario, quindi avremo 4 figure apicali, quindi le poltrone saranno di meno ma gli stipendi saranno più alti. E quindi noi oggi in questo momento stiamo discutendo una riforma che è iniziata la discussione mercoledì. In 4 sedute, in 10 giorni, faremo una quarantina di articoli, quindi si discuterà tutto, si chiuderà tutto e poi si andrà in aula, e in aula ci sarà la battaglia. La questione qual è? Fondamentalmente uniranno l'ASL e le aziende ospedaliere, tranne per le grandi aziende, quindi ospedali civili, Papa Giovanni di Bergamo, eccetera, rimarranno azienda ospedaliera. Le altre aziende ospedaliere, gli altri ospedali, andranno sotto questa nuova azienda territoriale. L'ASL non si chiamerà ASL, si chiamerà ST, perché chiaramente cambiano i nomi per non cambiare nulla. A Brescia, eccola qua. Se scendi dovremmo arrivare anche a quella di Brescia, così vediamo. Eccola qua. Sopra. Sono queste. Praticamente ci sarà l'ASL di Brescia, a tutti gli effetti, che gestirà sia i servizi ospedalieri che quelli sociosanitari, che saranno divisi in 2 ASST, quella della Francia Corta, quella del Garda, dovrebbe esserci poi quella di Brescia, in teoria dove finito. Forse sopra. No? Io non sei quelli sono. Questa è Brescia. Sali. Devi salire quasi in cima, praticamente. Eccola qua. E da gli ospedali civili da soli con l'azienda ospedaliera, e poi divide Francia Corta e Garda, dove rientrano sia, vedete tutti i nominativi che rientrano sotto le due SST, che gestiranno sia gli ospedali di quel territorio che i servizi ambulatoriali. Sostanzialmente cambia poco o nulla. Io non so se questa divisione su questo territorio andrà bene. So che da settimana prossima per tutti i territori inizieranno gli incontri con i sindaci e con i consiglieri regionali dei vari territori per capire le aggregazioni, perché ad esempio da noi a Bergamo hanno messo l'Overe con Treviglio per far capire qual è l'idea, perché lì sul Corrighello erano 3 cm, quindi andava benissimo, e quindi hanno fatto una cosa del genere. Ripeto, io non conosco la situazione, se va bene questa organizzazione, e convocheranno anche Gian Pietro per capire un attimo sul territorio come gestire la cosa. Guarda che sostanzialmente faranno la Lovere Treviglio, te l'ha detto. Esatto, Lovere Treviglio. Per giustificare l'autostrada faranno questa operazione, senza dubbio. Comunque la sostanza è questa, davvero bisognava ridiscutere di tutto e ci ridurremo a discutere di questo. Cioè, cambiamo nome alle cose, cerchiamo di unirle, faremo finta, diremo che ci sono meno poltrone, in realtà saranno 21 poltrone in meno in tutta la regione, ma costeranno di più perché ci sarà un dirigente in più per ogni organizzazione. Non si parla di liste d'attesa, non si parla se non poco di ticket, perché anche qua ieri è uscita la notizia sull'abolizione da ottobre di parte dei super ticket. Parlano di 35 milioni di intervento, mentre super ticket nel 2014 sono costati 140 milioni, quindi parliamo di un intervento molto marginale, cioè molto sulla stampa e poco nelle tasche dei cittadini, e invece si parlerà solo di questioni prettamente organizzative, non si toccherà assolutamente altro. Quindi questo è al momento quello di cui si discute in sanità. C'è un problema principale che ne abbiamo sollevato nella fase organizzativa, che è quello dei controlli. Abbiamo visto 3 giorni fa ancora 28 milioni contestati, l'indagine, c'è anche il medico di Berlusconi, per delle operazioni mai fatte o che non servivano, che sono state fatte solo per incassare da parte del Sardegna, o fatte da dei tirocinanti che non potevano operare in autonomia e li hanno fatti operare in autonomia. Noi abbiamo chiesto che i controlli vengano fatti sugli erogatori, quindi sugli ospedali, siano essi pubblici o privati, mentre la richiesta che viene fatta dalla maggioranza è di dire no, il controllo viene fatto da Regione Lombardia all'ATS, quindi chi fa la programmazione dice agli ospedali
e alla parte sociosanitaria come operare sul territorio. Perché evitiamo di andare a rompere le scatole a chi lavora sul territorio. Con queste scuse loro vogliono evitare ancora una volta i controlli su chi eroga il servizio e spesso abbiamo visto come fa a erogarlo. Cioè riempie cartelle cliniche vuote, ci mette delle firme, i documenti sono tutti a posto, incassano, in realtà Dario Violi non è mai stato operato di appendicite. Però il flusso di denaro c'è, il dirigente prende il premio, in realtà è una truffa ai danni della regione e del servizio sanitario. Quindi quello che noi chiediamo e la parte su cui premeremo molto di più, visto che due titoli, cioè tutta la parte sanitaria, sono stati stralciati ed era stata lasciata solo la governance, sarà quella di dire: noi vogliamo che sia controllato chi eroga il servizio, perché tu devi andare sia con un controllo quantitativo, come facevamo prima, quindi documentale per vedere se i documenti sono a posto, e anche qualitativo, ovvero vedere i documenti sono a posto, perfetto, ma Dario Violi aveva bisogno realmente di quell'intervento di appendicite? Perché noi abbiamo scoperto nei vari anni, nei due anni e mezzo ormai che siamo in consiglio, che ad esempio in alcuni ospedali l'incidenza di operazioni su alcuni tipi di operazioni sono il 3, il 4, il 500% rispetto ad altri ospedali. Vuol dire che qualcuno ci stava giocando, vuol dire che se arrivava Dario Violi non aveva bisogno di un'operazione alla cataratta, se quella era un'operazione che pagava molto l'ospedale, io arrivavo e mi dicevano lei ha bisogno lì e mi facevano un'operazione completamente inutile. Quindi per noi è fondamentale e centrale quello, riportare il controllo su chi eroga il servizio, ma non solo controllando i documenti e che tutte le firme siano in regola, perché purtroppo oggi l'ASL esce e dà 1.000 euro di multa all'ospedale che ha dimenticato la fotocopia della carta d'identità della persona che è stata in ospedale, però non controlla magari l'ospedale a fianco che ha tutti i documenti in regola, però ha fatto 200 operazioni inutili e sono costate al servizio. Questo è l'aggiornamento, il 14 di luglio inizia la discussione in aula e saranno 3 o 4 giorni almeno, ma noi speriamo che si vada ampiamente ad agosto, perché ci saranno 3 o 4 giorni lì, poi la sospensione perché il 27 e il 28 si discute il bilancio e per regolamento dobbiamo avere 10 giorni liberi e poi siccome abbiamo il jolly e quindi possiamo fare l'ostruzionismo a oltranza, noi speriamo di arrivare almeno al 5, 6, 7 di agosto e tirandola in là riuscire a alzare un attimo l'asticella e portare a casa i risultati, tra cui l'unico che ci interessa, perché poi ne abbiamo tanti ma sono piccolini, ma quello centrale che è quello che dicevo prima dei controlli per evitare le truffe e per far sì che il sistema funzioni. Bene, adesso qualsiasi domanda, qualsiasi richiesta, quello che volete, magari ne raccogliamo 3 o 4 domande se ne avete, poi rispondiamo a turno delle nostre competenze. Qualsiasi cosa, quello che volete, chi vuole dire, parlare. Magari farli rivedere, no? Sì. Grazie. Sono Andrea Istizzanzano da Garda. Buonasera a tutti, buonasera a voi. Mi sta bene tutto quello che è stato detto stasera, per carità, neanche mi sognerei di mettermi a disquisire su una cosa o sull'altra. Vi porto però a conoscenza di 3 problemi che noi stiamo affrontando su Desenzano. Non per fare un problema o una discussione localistica o quantomeno concentrata solamente sul paese, ma è una discussione su un'azienda che interessa, diciamo, la parte est di Brescia, conduttrice d'acqua e fornitrice d'acqua e fornitrice di Mettezza Urbana, nonché Garda 1, nominato SPA, nella quale con la partecipazione dei comuni e tra le altre cose il comune di Zano ha la maggioranza relativa di 22,9% di partecipazione rispetto agli altri 35, mi sembra, 40 comuni. E vi voglio così spiegare un attimo cosa stiamo facendo e soprattutto cosa sta succedendo per aver provocato un po' la reazione del 5 Stelle di Desenzano attraverso la nostra consigliera che era Luisa Sabadini. La conoscete ovviamente.
stiamo coinvolgendo un po' il discorso dell'acqua con una class action. Perché? Perché abbiamo avuto e ricevuto delle bollette, stiamo ricevendo la quarta bolletta, con un deposito cauzionale che è stato inventato, diciamo, 6 mesi fa, ipso fatto senza neanche avvertire nessuno, con la scusa che, non essendo stata pagata l'acqua da qualche utente, il discorso per recuperare quelle mancate pagamenti di acqua ha pensato bene il Garda 1, autonomamente, senza chiedere niente neanche ai partecipanti o ai comuni partecipanti, di applicare un deposito cauzionale, che è una cosa ovviamente fatta, ripeto, per me, almeno al di fuori di qualsiasi ragionamento logico, commerciale, etico, e mettiamocele pure tutte, no? Pertanto stiamo facendo questa class action nei confronti di... Non è finita. Il secondo problema che riguarda sempre il Garda 1 è, e domani mattina andremo all'Hotel Oliveto per questo incontro, è la proposta del nuovo collettore, del nuovo collettore che dovrebbe capitare e fermarsi a Visano, in sostituzione o in appoggio al collettore generale delle acque nere del comune di tutto il lago di Garda. Anche questo, per un costo di 230 milioni di euro, sta girando, stanno facendo pressioni sia il centrodestra sia altri maggiorenti di quel partito o di quell'altro partito per avere e per portarlo avanti come problema, cosa alla quale noi ci stiamo opponendo, cosa alla quale noi abbiamo fatto sia in Desenzano che altrove, abbiamo già fatto con il meetup dei tre sponde del lago di Garda, abbiamo già fatto una riunione in Desenzano e in altre situazioni, in altri paesi, proprio per opporci e per non avere il collettore gigante, chiamiamolo così, come opera da 230 milioni, ma localizzare invece piccole realtà, piccoli collettori che raccolgono meglio la situazione. La terza, l'ultima, riguarda invece qualcosa di più particolare e ci riguarda molto da vicino. Noi siamo, ripeto, sul territorio, cosiddetto territorio, siamo comunque nei paesi, siamo comunque abituati a lavorare pur in solitudine o comunque con rapporti, diciamo, però attraverso lettere, attraverso internet, con i consiglieri regionali, con i consiglieri provinciali. Ciò non toglie che ci manca, sembra che ci manchi, lo dico io ma lo dicono molti altri e potranno confermarlo stasera qualcun altro, ci manca il discorso logistico, ci manca il discorso organizzativo, ci manca il problematico discorso di sempre, anche dal punto di vista economico, se vogliamo ragionare in termini molto pratici. La crack session che dicevo prima la stiamo facendo ed è supportata, grazie alla conoscenza diretta con l'avvocato Lupi De Sezzano, è supportata da questo studio legale che non vorrà niente, non vorrà una lira, però mi sarebbe piaciuto che magari fosse stato l'ufficio giuridico legale, chiamiamolo come volete voi, del Movimento 5 Stelle regionale. Forse dico una stupidaggine, ma comunque questo è un po' il discorso che volevo introdurre. Cioè, tante volte ci troviamo da soli, tante volte abbiamo bisogno anche del manifesto, anche della semplice riunione fatta, magari pubblicando qualche cosa, dobbiamo ovviamente mettere mano noi a... Come possiamo elevare, come possiamo arrivare a superare questo tipo di impasse? Questa è la domanda che vi faccio. Fermo restando il fatto che le relazioni tra consiglieri provinciali, consiglieri regionali e la base esiste, funziona, direi che funziona, però mi manca, ci manca, abbiamo bisogno di quest'altro tipo di relazione. Grazie. Se non c'è qualcun altro, subito due risposte brevi. Per quanto riguarda il collettore, volevo ricordare, noi abbiamo fatto un'interrogazione proprio in regione su questo progetto di collettore lungo la sponda bresciana, appunto, del Garda, che vorrebbe convogliare poi tutte le acque di depurazione verso Visano, se non ricordo male, e appunto per chiedere alla regione cosa ne pensava di questo progetto. È uscita una risposta, diciamo, interessante, perché la regione Lombardia, nella sua risposta, un po', diciamo così, evasiva per certi versi, però in un punto ha
detto una cosa importante, perché è quello che i nostri attivisti, Meetup Risponde, come ci ha accennato, i nostri attivisti lì della zona stanno portando avanti. Cioè, al di là dell'opera inutile in sé, ma questo è un... come tutte le grandi opere sono fondamentalmente inutili. Il discorso è che prima di fare questo bisogna sistemare i sistemi di collettamento locali, i sistemi di depurazione, i sistemi fognari dei singoli comuni. E questo è quello che dicevamo noi. E infatti la regione, nella sua risposta, dice che non è pensabile alcun mega progetto, anche diverso da questo attuale di Garda 1, ma anche un altro, non è pensabile se prima non si va a sistemare la rete fognaria dei singoli comuni. Quindi questo, diciamo, è una cosa che noi dicevamo e che in parte la regione Lombardia ci ha dato ragione da questo punto di vista. Poi vediamo come va avanti. Però è stata significativa questa risposta che ci ha dato la regione Lombardia, perché da un lato ci dà anche ragione su questo punto di vista. Poi sul sistema sulla questione degli aiuti economici, ecco, diciamo così. Ecco, noi come gruppo consigliare, come tutti i gruppi consigliari, la regione Lombardia, abbiamo un budget di gruppo che deve essere. Abbiamo un budget per il personale e un budget di funzionamento, che sono cose diverse, per il gruppo consigliare. Noi questi soldi, in particolare quello di funzionamento del gruppo consigliare, dobbiamo utilizzarlo esclusivamente per le nostre attività istituzionali in consiglio regionale. Altrimenti arriva la Corte dei Conti e ci può fare una brutta fine, detto proprio così. Quello che hanno fatto gli altri gruppi consigliari, non so se avete presente, per altri motivi, per cui... Noi, come i soldi che abbiamo noi, dobbiamo esclusivamente utilizzarli per le nostre attività in consiglio regionale, per le attività di consiglio regionale. E, usarli in altri modi non è legale. Questo è, quello che è. Per cui dobbiamo fare, purtroppo, diciamo così, dobbiamo, però dal punto di vista della legge non possiamo usare per altri scopi. Prego, sì. Sui consiglieri provinciali non esistono. Hanno abolito, non ce l'abbiamo. Hanno abolito le province. A parte quello, poi. Salve, io stavo riguardandomi gli appunti a proposito del Saniturno, di un incontro che era stato fatto il 3 marzo. E mi ricordo che eravamo in via San Faustino a proposito del Sanitur ed erano usciti tanti argomenti anche molto concreti e molto, molto interessanti. Mi ricordo leggo qua gli infermieri di famiglia, il volontariato che partecipa alle decisioni, l'assistenza sanitaria anche extra ospedaliera, i centri, insomma erano tanti gli argomenti concreti. Adesso mi rendo conto che sembra di parlare di tutta un'altra cosa, avendo seguito un po' l'iter della riforma sanitaria mi rendo conto che è cambiata mille volte. Ora mi chiedo, di tutti quegli argomenti, di tutte quelle tematiche molto concrete e precise che sono uscite almeno in quell'occasione del Sanitur, che cosa ne è stato e che cosa ne potrebbe essere? Cioè, sono persi del tutto, sono finiti, non se ne fa più nulla? Non sono persi, allora. Ad esempio l'infermiera di famiglia è uno dei pochi argomenti che rientra nella governance e siamo riusciti ad inserirlo, adesso stiamo definendo i dettagli ed è un passo in avanti, come l'assistenza domiciliare territoriale. Quelli sono due punti che abbiamo portato avanti e che siamo riusciti ad inserire. I punti che non siamo riusciti a inserire fanno parte del nostro progetto di legge, delle nostre proposte che sono agli atti depositate. Siamo una minoranza oggi, quindi già portare avanti alcuni punti vuol dire conquistare gradi non poco, e gli altri rimarranno quando poi nel 2018 vinceremo noi e quello sarà il nostro programma. Purtroppo questo è, nel senso che noi da minoranza non possiamo imporre un'agenda politica, già lo stiamo facendo in Lombardia e non poco, perché abbiamo portato a casa 3 leggi in 2 anni, stiamo discutendo da questa settimana il reddito di cittadinanza, che penso che sia uno dei risultati più grandi in Italia che abbia raggiunto il Movimento 5 Stelle, vediamo se davvero primo di ottobre sarà poi operativo e sperimentale. Quello che abbiamo discusso, ripeto, sull'infermiera di famiglia e sulla parte dei consultori che era uscita anche qua prima. Anche nel parto a domicilio, diciamo. Che... Il parto a domicilio è una cosa che stiamo discutendo, quello non è ancora dentro nella riforma, può essere che sia uno degli emendamenti che discuteremo poi in aula in quelle 8 milioni di ore che vorremmo discutere, di modo che
li obblighiamo a venire 5 giorni i punti, però c'era l'assistenza domiciliare e la parte di infermieri di famiglia che sono già parte integrante del progetto di legge a maggioranza, quindi li abbiamo inseriti, siamo riusciti a inserirli. Adesso se hai altro da segnalarci, da ricordarci, da rinnovarci, quando andremo poi a discutere anche del resto, ti invito a farlo, mandacelo, che noi continueremo a forzare la mano fino all'ultimo giorno della votazione definitiva. Però nulla va perso, in parte per fortuna siamo riusciti a metterlo dentro, quello che non possiamo perché non governiamo noi, contiamo comunque di metterlo insieme, anzi l'abbiamo già messo insieme nel nostro progetto di legge, che sarà poi la base del nostro programma elettorale sulla sanità per il 2018, e se finalmente i Lombardi avranno un briciolo di dignità, avremo poi la possibilità di metterlo in atto al 100% e non al 3, 5, 10, 50%. Grazie. C'era qualcuno prima di me, gli passo il microfono, perché ero vicino. Gianluca, portavoce Bedizzole, volevo ringraziarvi per tante cose che mi ha seguito in questi anni. La più recente, per esempio, è l'assistenza che ci avete dato nel progetto italiano fuori dall'euro, perché ci siamo sentiti aiutati, supportati, parte dello stesso grande progetto, e anche scendere anche noi nei gazebo per le strade tutte le settimane, o comunque c'è qualcuno stato molto più bravo di noi, insomma, è stato bello perché abbiamo incontrato le persone come avete fatto anche voi. Bene, a questo punto vi lancio una domanda e poi una proposta. La domanda è: come possiamo fare noi, al nostro livello come cittadini, per aiutarvi? La seconda invece, la proposta, è: per aumentare la partecipazione, che obiettivi ci diamo? Perché stiamo facendo tutti i bravi amministratori e abbiamo bisogno di portare avanti però una rivoluzione, e quindi per aiutare le persone che sono qua e non sono portavoce, per tirare dentro con noi, cosa possiamo proporre anche stasera per invogliarvi a partecipare, dandogli per esempio delle priorità? Chi vuole aiutarci su questo si iscriva qua, e questo è tutto. Grazie. Buonasera a tutti, a portavoce, partecipanti, quindi questa sera mi chiamo Loris, Meetup Brescia. Dunque leggo la domanda che mi sono scritto. Dunque, un quotidiano riporta oggi la notizia che la gestione degli acquedotti dei 106 comuni bresciani potrebbe finire in mani privati se entro il 30 settembre non sarà nato il gestore unico del servizio idrico integrato. Lo stesso articolo riporta anche che l'assessore regionale all'ambiente Claudio Terzi sta inoltrando delle lettere di sollecito ai comuni per agire con urgenza. La prima domanda è se la notizia può essere confermata. Secondariamente vorrei domandare se sollevare la notizia sia tramite i canali di comunicazione 5 Stelle, sia tramite i tradizionali canali di comunicazione per mettere a conoscenza i cittadini, mettendo ulteriormente pressione agli amministratori locali affinché trovino un accordo. Io volevo chiedere, fatto ancora che coinvolge direttamente la regione Lombardia, la questione delle case popolari ave. Come c'è stato un grosso scandalo a Milano, ma questo scandalo io sto dando lettura un po', ho guardato Verona, li hanno messi in galera perché c'è un collegamento che è tutta Italia. E allora chiedo, a livello regionale, siccome qua a Brescia ho denunciato io iniziativa personale, hanno licenziato addirittura un capo ufficio legale, una persona seria, perché ha denunciato malefatte che facevano dentro l'area, è stato poi riassunto da, grazie al tribunale dove è ricorso, ma il fatto rimane, qua ci sono scandali enormi. Cioè, ci sono persone oneste che denunciano le malefatte all'interno e queste vengono licenziate. Quindi si presenta già un problema di questione morale. Se noi abbiamo amministratori di questo genere, ma che paese è questo? Cosa cambiamo?
ma non cambiamo un cacchio. Quindi la cosa fondamentale è questa, non tanto per il licenziamento che è un fatto grave, quanto per l'atto. Sono andati a beccare proprio, a catapultare proprio una persona seria che ha fatto il suo lavoro, che non esternamente ha denunciato i fatti, ma le ha denunciati all'interno dei propri dirigenti. Ma che dirigenti sono questi qua? Qua se fossero in Germania o cosa, quanti sono già a pulire le strade fuori dalle palle? Qua invece vengono anche promossi, la direttrice viene avviata e viene regalata la macchina senza cosa e viene mandata a Milano come punizione. Ma è pazzesco. Allora, come consiglieri, io ho visto che qua c'è uno sbattimento, sì. Cioè ormai siamo a un livello tale che si fa rimpiangere, la politica fa rimpiangere la prima repubblica, che era grave, piena di clientele, pazzesca, ma si fa rimpiangere la prima repubblica, perché qua non ti cacchi il cittadino, non è più cacchiato da nessuno, gliene frega a tutti, ci sono solo interessi personali, e va cambiato questo stato di cose, e questo stato di cose bisogna cambiarlo alla radice. Allora, come movimento, siccome l'unico movimento che mi ha chiamato, eccetera, su questa questione è stato il 5 Stelle, ma voglio vedere anche andare avanti, perché io non ho problemi, perché io in settembre-ottobre vado da solo, non monterò un cacchio, me ne frego, sono abituato, ma questa faccenda dello scandalo deve saltare fuori, perché è un fatto vergognoso. E quindi credo che voi come movimento, perché il potere saranno la maggioranza, ma ce l'avete anche voi nella vostra piccola parte, per poter ridire, si tratta del consiglio, eccetera, perché il potere non ce l'ha solo la maggioranza, ce l'ha anche la minoranza. Quindi ci sono molte azioni che potete fare e far saltare fuori questo scandalo, che è vergognoso. Questa gente deve andare a casa, devono cambiare amministratori, ci vogliono amministratori trasparenti, senza paura, e mandarli a casa e tutti i giorni sputtanarli, ma sputtanarli veramente. Che ci sono anche le documentazioni e proprio le documentali. Ecco quello che dire, mi fa un'azione bella. Ok, vi ringrazio. Risponde poi Eugenio, che si è occupato poi delle case popolari. Parto dalla questione dell'acqua. È vero, c'è una legge che impone un gestore per ATO, l'ATO in questo caso sarà la provincia di Brescia. Oggi che situazione ha? Avete Garda, avete Brescia, avete la Valle Camonica e la Francia-Corte, se non sbaglio, no? Sono quattro. Sono quattro. Devono trovare un accordo e fare la fusione. Il rischio di andare di andare male privati esiste, perché se non si ottempera la legge si va a gara europea, poi a gara europea arriva Gigliette Suez, vince la gara e fa quello che vuole, cioè una per l'altra. Dubito che verrà rispettato il termine del 30 settembre, perché il termine era del 30 marzo. È già stato prorogato e sicuramente sarà prorogato. Parlo con cognizione di causa perché due giorni fa ho incontrato le tre aziende che a Bergamo gestiscono lo stesso problema e devono andare a fusione, e anche loro dicono: prendiamo fusione, e stanno lavorando per andare a fusione. Ma dal giorno in cui troviamo l'accordo al giorno in cui andiamo a fusione ci vogliono i tempi tecnici, ci vogliono 6-8 mesi. La scadenza è tra 3 mesi, e calcoliamo che senza essere chissà che. Noi viviamo la situazione che lì c'è una regione o alcune province dove, bene o male, quando bisogna mettersi d'accordo per operare, si trova bene o male una quadra. Abbiamo altre situazioni in altre parti d'Italia dove ci sono potentati locali molto più forti, dove prima di trovare un accordo i tempi sono molto più lunghi. Quindi dico, è già saltata una scadenza, quella del 30 marzo, è andata al 30 settembre, probabilmente andrà avanti, non andrà avanti molto, comunque sì. La soluzione è che ci dovrà essere un gestore unico, che nel caso di Brescia è il problema 2A, secondo me, non è di poco conto, perché diciamo, è vero che se vai a gara europea arriva anche un esterno e vince un privato, ma 2A non è molto lontano da essere privato da qua a breve, con le cessioni di quote dichiarate da Del Bono, con le cessioni di quote dichiarate da Gori, con le cessioni di quote dichiarate da Pisapia. Quindi finire in minoranza in A2A vuol dire da rimanere privati la cosa. Quindi
la situazione è vero che questa, è vero che la Regione ha mandato una lettera sollecitando il territorio a mettersi d'accordo, è vero, per la breve esperienza che ho io, secondo me che la politica locale, piuttosto di regalare a chi vince poi la gara europea l'acqua, trova l'accordo prima. E su questo penso di non avere molti dubbi, nel senso che conoscendo la politica, piuttosto di perdere lo scettro, un accordo lo trovano, perché sennò vanno a gara e a gara dubito che vinca l'Alluniacque o Brianzacque o il piccolo operatore o medio operatore bresciano, quindi senza dubbio. Sulla questione partecipazione, cosa potete fare, cosa possiamo fare? Noi, l'ha fatto vedere anche Eugenio prima, abbiamo diversi canali, alcuni ufficiali, alcuni ufficiosi, su cui si può partecipare. Sicuramente siamo sempre disposti a incontrare i territori sulle problematiche che ci competono, penso che Gian Pietro l'abbia dato anche dimostrazione qua sul territorio, e quella è una parte. Io non voglio tornare indietro di qualche anno, però qualche anno fa non parlavamo per forza di riforme costituzionali o di piani regionali dei rifiuti, ma parlavamo dell'orticello che non andava fuori casa, dell'inceneritore nel mio comune. Penso, ma questo lo dico a titolo personale, che la partecipazione parta da lì e anche i portavoce comunali un po' questo lo debbano stimolare. Nel senso, va bene, oggi viviamo un movimento che parla di problemi regionali, europei, nazionali, però la rivoluzione culturale la fai quando uno esce di casa e vede che una cosa fuori casa non funziona e inizia a attivarsi perché quella cosa fuori casa sua. Quindi non si mette a disquisire al bar della riforma costituzionale o della legge elettorale, ma dice: questo è un problema, lo viviamo io, Silvana, Gian Pietro, Stefano e Eugenio, qua fuori casa nostra, cosa possiamo fare per risolverlo? E allora quando crei pragmatismo, crei interesse per il territorio, riesci a attivare le persone che poi quelli probabilmente che avranno più competenze potranno essere anche molto più di supporto a qualche livello in su. Chi ne ha leggermente meno però non è che deve scoraggiarsi e non essere attivo, anzi a maggior ragione può dare il suo contributo e può essere determinante per il problema a risolvere fuori casa, che spesso è quello più contingente. Dunque, su Aler, io ricordo semplicemente che innanzitutto chi si è occupato maggiormente di Aler, di Noi Nove, e la Yolanda Nanni, che stasera non c'è, il nostro portavoce della provincia di Pavia. Io e Yolanda siamo stati componenti della commissione d'inchiesta del Milano, ma diciamo che tutto il lavoro l'ha fatto lei sostanzialmente, io ho partecipato a tutte le audizioni e a tutto il lavoro. Però posso dire questo, allora, il contributo che abbiamo dato e come Movimento 5 Stelle alla relazione finale di quella commissione d'inchiesta è stato un contributo determinante, perché senza il nostro lavoro non si sarebbe avuta, insomma, la ricostruzione che c'è stata in quella relazione finale. Adesso il signore, non lo vedo più, che parlava della dirigente di Brescia, a noi è arrivata già questa segnalazione, è arrivata a me, sicuramente anche a Yolanda e credo fosse componente della commissione territorio e infrastrutture di quel caso, il dirigente di Ale Brescia che è stato allontanato. Io ho parlato con Yolanda, adesso io ho cercato di contattarla perché francamente non mi ricordo poi se lei ha portato avanti un'azione che poteva essere di interrogazione, interpellanza alla Giunta su quel caso specifico. Ma sul tema, voi che cosa fate per cacciare i ladri sostanzialmente, i malfattori della corruzione? Beh, a noi piacerebbe avere altri strumenti, però ecco, non confondiamo il nostro lavoro con quello della magistratura. Io vi posso dire che la relazione finale, l'impegno che ci avevamo presi io e Yolanda era quello di mandare la relazione finale alla Procura della Repubblica, perché il concetto è questo: nella relazione finale ci sono citate cifre, fatti molto precisi, perché poi ci sono degli allegati alla relazione finale, ne abbiamo chiesto tra l'altro che tutti gli atti della Commissione, stiamo parlando veramente di centinaia di documenti che sono stati appunto oggetto di indagine per un anno di questa Commissione di inchiesta, siano resi pubblici, che significa resi pubblici sostanzialmente a tutti i consiglieri, tutto il Consiglio regionale. E allora, noi più di questo sono gli strumenti che abbiamo, quindi non possiamo ovviamente pubblicare all'esterno questa documentazione, non possiamo noi fare altro che, ad esempio, come dicevo, portare questa relazione all'attenzione della Procura della Repubblica. Noi pensiamo che ci sia molto da indagare, perché basta che mandino la Guardia di Finanza o i Carabinieri a prendere tutta la documentazione
della commissione d'inchiesta se la studino loro che sono magistrati per trovare tutte quelle che sono ipotesi di reato che sono poi ben come dire, individuabili in questa relazione finale. Se a voi interessa scrivete a me, vi posso spedire perché è pubblica la relazione finale della commissione d'inchiesta al Milano. Volevo aggiungere una questione per rispondere a Gianluca, giusto, di Benizzone e anche al signore. Già accennava Eugenio al fatto degli esposti, perché in effetti una delle attività di cui ci occupiamo noi e di cui però non possiamo parlare nel dettaglio è tutta la questione riguardante le denunce e gli esposti che facciamo alle varie procure. Questo fa sì che ci sia tutto un lavoro fatto sotto sotto, direi accessi agli atti, raccolta di informazioni ed altro, che ci porta ad arrivare a denunciare. Uno è un esempio di quelli che ha portato il signore, ma ce n'è davvero tantissima all'interno degli ospedali, lo sa bene anche Dario, ha fatto anche cacciare qualcuno. Altri esposti non possono nemmeno essere detti che magari arrivano da noi certe denunce che poi portano a delle indagini preliminari, a volte degli avvisi di garanzia e quant'altro, perché non andrebbe un po' a ridurre il potere proprio della repressione della magistratura. Ne abbiamo fatte tantissimi in Expo, ne stiamo facendo ancora adesso su appalti, quindi c'è tutto un lavoro che non è stato nemmeno detto, nemmeno quando parlavamo dei nostri atti, interrogazioni, mozioni, interpellanze. C'è tutto l'aspetto accesso agli atti, che non si riesce però a quantificare e che però è quello forse che è più efficace, perché davvero mette proprio delle picconate, fa venire fuori delle crepe all'interno di questo sistema marcio. Sappiamo bene cos'è il peso e la zavorra della corruzione e del clientelismo, anche senza arrivare alla corruzione, del clientelismo e del malaffare delle istituzioni, gli scambi di poltrone, il fatto di non guardare la meritocrazia ma solo l'appartenenza politica. Tante cose le denunciamo ma non possono uscire, quindi volevo rassicurare il signore là in fondo, di cui non ricordo il nome, su questi aspetti di denuncia che sono tantissime. E poi appunto per arrivare a Gianluca volevo aggiungere una cosa, anche se ripeto quello che diceva, aggiungo quello che diceva già Dario. Cioè il cuore del nostro movimento è chiaro che la partecipazione, poi io personalmente ho proprio, il mio obiettivo è quello non tanto di accrescere il nostro consenso elettorale, ma fare in modo che ci sia una partecipazione sempre più diffusa. Diversamente saremmo anche noi a governare con una delega in bianco e non avremmo risolto nulla, perché comunque avremmo ancora il 50% di italiani che non va a votare e questo non fa bene. Quindi il nostro obiettivo, però lo accennava Dario, è tornare a quello che facevamo noi. Oggi ognuno deve fare il suo ruolo. Oggi va bene, noi siamo in regione, portiamo avanti tematiche regionali, abbiamo il parlamentare, portiamo avanti quelle parlamentari, ma ci deve essere qualcuno che rimane sui temi dei territori, come lo abbiamo fatto noi per anni, ognuno nel proprio comune. E quindi poi da lì c'è stato un salto, ma terminato il mandato torneremo a fare le questioni comunali per cercare di riconvincere ancora giorno dopo giorno le singole persone dei territori che le tematiche devono essere approfondite sui nostri territori. Ognuno si prende a cuore quello che vuole, ognuno avrà una passione. Io ero nata con le questioni sulle infrastrutture, la Romonza per dire, e quindi per evitare che ci asfaltassero, non ci siamo riusciti, ma vabbè, ci asfaltassero il centro abitato del nostro comune. Però su quello uno si fa tutta un'esperienza, anche proprio di competenza, perché il nostro vantaggio, e lo vediamo tutti i giorni nelle istituzioni, il nostro vantaggio è che quando entriamo nelle istituzioni siamo competenti, ognuno su un pezzetto, chi infrastrutture, chi in antimafia, chi in ambiente, eccetera. E su quello sfondiamo, portiamo avanti il tanto e otteniamo anche tanto, perché se tanti temi oggi vanno nelle agende politiche della maggioranza è perché noi sfianchiamo, poi non ce lo riconosceranno mai il fatto di introdurre il costo, la riduzione dei costi della politica, di introdurre il tema del reddito di cittadinanza, eccetera, eccetera. Fa niente, ma li abbiamo portati a ragionare su quei temi. E questo proprio perché ognuno è competente, e lo è competente a livello territoriale, e lo è competente a livello regionale e parlamentare. E quindi la cosa migliore è proprio rimanere agganciati alla competenza che uno preferisce, quello che vuole, e cercare su quel tema di coinvolgere sempre più persone, ricordandosi che, e lo vediamo tutti noi nelle istituzioni, da soli non si può fare nulla,
ma da fuori davvero nulla. E quindi la cosa migliore è attivare gruppi di lavoro con i quali lavorare, oppure anche associazioni, comitati, enti che non sono necessariamente 5 Stelle. Noi raccogliamo tantissime denunce di comitati e associazioni che poi chissà, magari continueranno a votare PD, perché spesso queste associazioni sono magari di centro-sinistra, ma fa niente. Se però lo fanno con una testa diversa, con l'idea di andare a controllare qualche voto, no? È già un miglioramento per l'Italia, quindi è il nostro lavoro, è la nostra mission questa. L'ultima cosa, sempre su Gianluca, che hai parlato della raccolta firme sull'euro, così. Sì, giusto per completezza di informazione, proprio 2 giorni fa sono state controllate le firme che mi avete portato, perché vengono controllate appunto, e è andato tutto bene, e quindi la nostra proposta di legge iniziativa popolare è stata accettata e diventa disegno di legge 1969, per cui siamo ringraziarci, perché ho visto in questi 6 mesi, ho visto gente, anch'io sono andato a raccogliere firme sotto la neve, c'è qualcuno di Verona qui, no? Verona no. Comunque eravamo lì sotto la neve a raccogliere firme, anche altri post, ho visto immagini bellissime, per cui ecco, un ringraziamento va a tutti voi per quello che avete fatto, e adesso vedremo cosa faranno di questa nostra legge sul Senato, grazie. Sera, sono libero di calcinare. Io torno a Roma invece su 3 argomenti, stati già anticipati da Bori e da Gianluca di Pedestole, per chiedervi come valutate l'opportunità di migliorare la trasparenza, migliorare la comunicazione, migliorare la condivisione del con la trasparenza, nel senso che alla luce di quello che si apprende dalla televisione, dai mass media, i gruppi di turno magari non è coinvolto direttamente nel malaffare, ma però lo è il parente stretto, e quindi la trasparenza intesa, per esempio voi tutti non avete pubblicato dei vostri pareri che non sono stato dato. E quindi chiedo come valutate questa cosa. Sul portale della regione non c'è la comunicazione a proposito dei vostri parenti fino al secondo grado. Io vi chiedo come valutate, scusi. Cosa? In quel caso si trattava della dichiarazione di redditi sul portale della regione. La vostra, ma non quella dei parenti secondo grado, nel senso che ad esempio non possiamo noi mettere dei dati personali, io mi chiedo come valutate, voi mi potete rispondere nel senso che punti cardine principali del nostro momento che si caratterizza soprattutto per la trasparenza, alla luce di, come dicevo prima, di lupi, liberatemi di libero, dei favori al. L'altra cosa era riferita alla comunicazione, nel senso che sempre sul portale della regione tutti voi avete una posta elettronica e la comunicazione con i cittadini. Quindi se c'è un indirizzo opposto di posta elettronica, io da questo volevo chiedervi, sono interessanti i dati statistici, ma voi quanta comunicazione avete con i cittadini? Io purtroppo personalmente ho riscontrato quelle volte che vi ho scritto non ho risposta, a parte qualche volta c'è. La terza cosa era la condivisione degli argomenti, cioè quella cosa che Ugo diceva, nel senso che ci sono alcuni argomenti, e mi va bene quello che dice Silvana, che ognuno di noi come portavoce locale sente più vicino, è più sollecitato dal territorio a proposito di un argomento, però ci sono alcuni argomenti
alcune problematiche, alcune tematiche che non c'è scambio, bisogna farlo in quel periodo, ad esempio l'ATO, gli ATEM, queste cose qua, e c'è la necessità di un coordinamento, e la legge regionale c'è la necessità di un coordinamento regionale, e non c'è scampo di ma faccio mettere su qualcos'altro, e quindi ci sarebbe, secondo me, personalmente io lo vedo così, la necessità di un contributo di una relazione, di una partecipazione tra portavoce e magari anche del contributo anche dei cittadini. Buonasera, no, io ho una domanda collegata all'argomento di prima. Ciao a tutti, Marco Turra di Palenghe. E avevo una domanda collegata a prima, mi sembra che abbia risposto Dario, sul gestore unico delle acque e sul rispetto anche dell'articolo che ha letto il signore. Bocchio, Mario Bocchio, presidente di Garda 1, ha detto che pubblicamente ha annunciato che Garda 1 farà la fusione insieme all'azienda pubblica in provincia di Verona sul lago di Garda e quello dell'Alto Mantovano, e che questo è possibile farlo rispettando anche le leggi. Questo è quello che ha dichiarato sul giornale, è uscito su Brescia Oggi dopo l'articolo che ha letto il signore, quindi volevo capire se era effettivamente possibile una cosa del genere o se invece ha detto una cosa errata o se voi avete notizie in merito. Grazie. Rispondo io. Mi sento dopo, poi rispondiamo a Dio. Sì, no, sulla questione dell'acqua. Ci sono alcune situazioni particolari previste anche dalla normativa dove ci sono delle salvaguardie territoriali. Tendenzialmente la normativa è chiara: un ATO per provincia, un gestore per provincia che si occupa solo ed esclusivamente di quello. Quindi chi fino ad oggi ha gestito i rifiuti e l'acqua insieme non può farlo, deve scorporarsi e gestire solo l'acqua. Può darsi che sì, che vada alla fusione, quello poi bisogna avere gli atti, perché ripeto, è una situazione che non conosco. Io conosco la mia perché ho incontrato i tre operatori bergamaschi e uno non andrà a fusione perché ha fatto un ricorso a in regola, secondo la legge, ha una clausola di salvaguardia e quindi fino al 2031 rimarrà il gestore per quella zona. All'interno del lato non sarà unico, ma ce ne saranno due, quello che avrà il 95% e quello che avrà il 5%, perché la legge lo prevede, quindi bisogna poi entrare nel dettaglio della normativa. Se dico che possono farlo, può darsi, cioè se fanno l'operazione di fusione. A volte lo fanno per alzare la posta sapendo che poi devono rientrare, altre volte lo fanno perché possono farlo. Lì però ti dico, se hai bisogno possiamo vedere di approfondire e vediamo di che cosa stiamo parlando, perché poi è una situazione singola e la legge è abbastanza estesa, quindi ti direi una stupidata dirti sì, possono farlo, no, non posso farlo adesso. Per le domande di prima, non so se vuoi rispondere Giampi. E tu rispondi sulla trasparenza? No, sulla trasparenza è vero che abbiamo visto lupi, ma la dichiarazione dei redditi del figlio non avrebbe fatto vedere che aveva ricevuto Rolex in regalo da Pinco Pallino. Quindi sinceramente noi portiamo avanti un principio di trasparenza. Io ad esempio tutti i mesi pubblico, ma anche i miei colleghi, pubblico la nota spese dettagliata, potete sapere dove sono andato a pranzo, con chi e che cosa ho mangiato, pubblico anche gli scontrini e penso di rispettare il principio di trasparenza che abbiamo portato avanti in campagna elettorale, che continuiamo a portare avanti in tutte le sedi. Su quello che succede a mia moglie, a mio figlio e a mio padre, uno, c'è anche una questione di privacy, che se mia moglie non vuole io non posso farlo, se mio padre non vuole io non posso farlo, perché sono dati sensibili non miei, quindi io posso utilizzare all'utilizzo e alla diffusione dei miei dati, non quelli di Stefano o di Silvana o di mia moglie o quella di mio padre. Dopodiché, ripeto, la maggior parte delle truffe non avvengono e non le ritrovi in dichiarazione dei redditi, quindi potremmo tranquillamente pubblicare anche quelle di mia moglie, mio figlio, mio cugino e mio nipote, ma se ricevesse 100.000 euro di busta come l'amico Nicolo Cristiani qua a Brescia e la riceve la moglie, non lo troveresti sicuramente. No, no, chiaro che è previsto la legge, ma non lo troveresti sicuramente in dichiarazione dei redditi, quindi questo penso che sia un principio di trasparenza minimale, cioè che siamo noi eletti, siamo noi che rispondiamo ai cittadini, è giusto che noi mettiamo gli affari nostri
in pubblico, perché abbiamo scelto di essere delle figure pubbliche, ci mancherebbe altro, quelle di un parente di secondo grado o di primo grado penso che sia superfluo, visto cosa esce. Cioè, tutte le volte che c'è una truffa di mezzo, c'è la corruzione di mezzo, quei dati non finiscono nei dati sensibili di cui stiamo parlando e che noi possiamo pubblicare. E dall'altra è quella questione di, secondo me, di correttezza nei confronti dei nostri parenti. Finché mia moglie posso cercare di convincerla, ma mio padre la vedo dura, che gli dico di darmi i suoi dati sensibili perché qualcuno me l'ha chiesto. Sì, poi sulla questione, sulla questione comunicazione libero delle mail, noi abbiamo la nostra mail istituzionale, poi abbiamo altre mail private. Io più parlo per me, ma penso che possa parlare per tutti. Noi seguiamo qualche centinaio di mail al giorno. A me personalmente, io ti ho risposto qualche volta, come hai detto, ma se tu mandi le mail a tutti, non è che tutti devono rispondere. Magari ti risponde o chi è di competenza dal punto di vista della materia in questione, oppure magari ti rispondo io perché sono così di competenza territoriale, sono quel più vicino, ti conosco e ti rispondo. Però se io ti rispondo non vuol dire che magari gli altri non volevano risponderti, perché ti rispondo io perché rispondo io dall'argomento tratto io. Per cui è vero, capita che magari, come già è successo con altri, magari a volte non rispondiamo, ma non è, oppure rispondiamo dopo settimane, quando capita di vedere un messaggio così, ma è perché veramente le mail che ci arrivano da tutti, da voi, da cittadini, associazioni, sono veramente tante. A volte, ma anch'io, mi trovo veramente a disagio quando vedo tutte queste mail e dover ognuna, è proprio una mia preoccupazione di dover rispondere a tutti, ma non perché non voglio rispondere, perché tutte vorrei rispondere e dare una risposta esauriente. Però, come avete visto, con gli atti che facciamo e tutto, il lavoro è tantissimo, e a volte, spesso, capita che magari qualche mail ce la perdiamo, qualche comunicazione ce la perdiamo, oppure, anche qui capita ancora più spesso, ti dico, gli rispondo dopo, e quel dopo lì ti esce dalla testa e magari ti ricordi dopo una settimana, perché magari vedi, capita, non gli ho risposto, come è successo più volte con qualcuno. Per cui ecco, la difficoltà è soprattutto quella, non è perché non vogliamo rispondere, ma nel numero, e poi comunque perché se rispondo io, poi ovviamente rispondo per mia competenza e rispondono a tutti, come gli altri faranno con me. Se uno manda una mail a Dario, così risponde lui, per sua competenza sulla attività produttiva risponde a Dario e Stefano, eccetera. Qui quello è la logica. Poi sul collegamento territoriale per temi, questo sì, questo a volte ci manca, ma io cerco sempre di ricordare che fino a due anni e mezzo fa non c'era niente. Noi stiamo partendo, è un percorso avviato. Purtroppo ci sono alcune cose che ci sfuggono, magari certi temi che non riusciamo a trattarli, o magari addirittura che non li abbiamo ancora trattati, ma non cerchiamo di pretendere troppo da noi stessi, ecco. Magari a volte capita, purtroppo è così, però noi vogliamo dire sempre che sono 2 anni e mezzo, diciamo 5 anni formalmente, ma che siamo entrati veramente nel cuore delle istituzioni è nel 2013. Prima eravamo, come dicevamo, nei comuni, qui è più facile fare rete, quando siamo nel comune, ci conosciamo, ci troviamo, adesso regione, Parlamento, la cosa diventa molto più complessa e quindi c'è a maggior ragione, c'è bisogno di tempo per sistemare queste cose che giustamente ha fatto notare Libero. Volevo ringraziarvi per quanto state dicendo e soprattutto per il fatto che siete presenti e avete avuto questa iniziativa di venire sul territorio per incontrarci. Voi siete 9 consiglieri della Regione Lombardia per il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle sta crescendo e ha bisogno di fare rete. Noi non solo rete intesa tecnologica, perché lì ci siamo e possiamo tranquillamente dire che il nostro valore è giunto, ma sul territorio. Io sono portavoce.
naturalmente per il movimento. E mi sto facendo un'esperienza tutta particolare, pensavo che in periferia la politica fosse diversa, invece più tempo passa e più mi rendo conto che è identica a quella centrale. Quindi, tornando un attimo a cosa stavo dicendo poco fa, c'è bisogno di fare rete, c'è bisogno di fare rete, rete sul territorio. Quindi questo tipo di iniziativa dovreste ripeterlo con una certa frequenza, venirsi a trovare in maniera che noi ci organizziamo e possiamo farvi determinate domande per essere più agguerriti e per sapere come affrontare certe tematiche sul territorio. Le linee guida e i 20 punti di che cosa vuole il movimento l'abbiamo assimilato, quindi piano piano non facciamo altro che, attenendoci a questo, farci conoscere sul territorio. E anche se i mezzi di informazione televisivi o i giornali ci menzionano pochissimo o ci ignorano, si ha la sensazione che stiamo crescendo. Lo dimostra il fatto delle ultime elezioni regionali e con la coda del ballottaggio. Tutti sanno che abbiamo preso 5 comuni in Sicilia, aggiunti agli altri che avevamo, sono 17 comuni. Sul territorio cominciamo a esserci. Poi tantissimi consiglieri in giro, ecco perché dico dobbiamo fare rete. Voi siete in regione già da 2 anni e mezzo, avete un'esperienza che potete girare anche a noi. Adesso io non la faccio lunga, mi limito a ringraziarvi e a ripetere di venire spesso sul territorio, questo tipo di iniziativa, allungarla. Grazie. Io sono Rosco Resmini e volevo sapere, non avete già parlato di banda larga, no? Ho parlato di banda bassotti. Banda bassotti. Banda larga no. Sei capito, banda bassotti, va bene. Allora, io abito nelle case dell'area. Io ho il cavotto. Io ho il cavotto, progetto sopra. Cioè, sono 12 anni che io vedo il cavo lì e poi mi vedo passare questi qua, fast web. Adesso sono fast web, andremo più veloci della luce. E anche delle frecce tricolori, e mi pare che sono già 30.000 denunce, perché è una truffa. Non è vero, si viaggia a 7 mega, però spacciano la banda in Lombardia 100. Cioè, c'è qualcuno che li prende il bavero, questi qua, che rubano i soldi ai contribuenti, c'è qualcuno che li controlla, giusto, no? Sarà qualcuno, no? Se ti rivolgi alla polizia, no, se vuoi, non voglio stufarvi, cioè potrei fare una relazione una volta, non voglio stufarvi, però è una storia lunga, è molto lunga per quanto riguarda il cavo, lo sapete, no? Cioè, usano lo stoppino, però io abito sotto lo snodo ottico. Io ho 2 cabine, una della Telecom, cavo ottico, e adesso dalla Faso, proprio il tombino, no? Con scritto Faso è per linea ottica, no? E io viaggio a 7 mega e mi danno il cavo ottico. Ho capito che c'è un problema politico, lo sappiamo, che però è una cosa, secondo me, veramente assurda, che si continui a tirare in giro così le persone, no? Cioè, io vi spiego che è veramente una cosa, io mi dico un po' di tecnologie per mettendo un po'. E il problema è che, insomma, adesso io ho telefonato questi qua e mi dicono ma fra 2 mesi forse andremo a 20 mega, però me l'avete venduto per 100 mega. Ok, basta questa. Dopo potrei approfondire.
sicuramente stufo. Spero che la mia domanda sia stata... Tanto io ho installato da mese la fibra ottica di Vodafone, è lo stesso, no? Loro mi hanno promesso fino a 3, perché sì, attenzione, fino. Non vedo nessuna legge, però allora, ti spiego, fino a 300 megabit, non megabyte al secondo, io l'ho misurati un massimo di 85, che non è male. Come li ho misurati? Con un software che si chiama Misura Internet, che tu puoi scaricare dall'Agicom, e qui dal sito dell'Agicom, dopodiché tu puoi inviare una segnalazione all'Agicom di questo caso. Dopodiché l'altra cosa che puoi fare è tramite associazioni di consumatori, cioè altro consumo, che spesso parla di questi problemi. Sono da quando MetroWeb è cominciato a cavare Milano, cioè 15 anni, si parla di questi problemi, cioè la velocità non è mai quella promessa, ma tanto loro dicono fino a, quindi questo non si può fare. Io, scusate, approfitto, vado via un po' prima, non so se volete già chiudere prima mio. Sì, ma no, posso... Sì. Ecco, va, magari ne parliamo fuori di qui. No, in realtà adesso... No, perché siete parlati la stessa lingua. Sì, poi appunto, diciamo, un po' fuori dalle competenze regionali. Io volevo salutarvi un po' prima, perché domani devo andare in TV alle 8 di mattina a Milano, quindi scusatemi. Vi ringrazio tutti e... vi anticipo, ciao. Visto che alcuni ci sono domande, altre domande da fare, se no vediamo di chiudere qui sulla domanda. Ti abbiamo fatto la prevemi per arrivare prima. Grazie. Vi ringraziamo tutti per la presenza, per le domande. Ci vediamo.